Qualcosa non va più, il vento gira contro, ma soprattutto il Napoli che non riesce più a ottenere risultati e prestazioni. La sconfitta con il Bologna è tutto sommato meritata per come gli azzurri siano stati incapaci, in 75 minuti di svantaggio di misura, di mettere a frutto una mole di gioco e una pressione sterile per nulla incisiva se si accettano le conclusioni di Gargano Quagliarella e la clamorosa occasione divorata da Dennis. I numeri in tal senso sono impietosi. Il Napoli non vince da 42 giorni, ovvero dal 24 gennaio, quando gli azzurri si imposero 2-0 in casa del Livorno grazie alle reti di Maggio e Cigarini. Da allora appena 4 punti in 6 partite, frutto di 4 pareggi, 2 sconfitte e appunto alcun successo. Le cifre non sono sempre aderenti alla realtà, perché il Napoli ha perso a Udine grazie anche a D'Amato, e non solo per l'errore finale della difesa su Di Natale. Nessuno da considerare negative, ed anzi sono da ricordare, le prestazioni con Genoa, Inter e Roma. Sta di fatto che nelle ultime 6 partite il Napoli ha segnato solo 4 reti, delle quali solo 2 con attaccanti, ovvero con Dennis e Hamsik nel match con la Roma. 7 le reti subite, in controtendenza con il primo straordinario Napoli di Mazzarri. I mutamenti di classifica in tal senso parlano chiaro. Alla 21esima giornata il Napoli era quarto con 37 punti, potendo contare su 3 punti di vantaggio sul Palermo, sul più 4 sulla Juventus e sul più 7 sulla Sampdoria. Ora la 27esima giornata, il Napoli è settimo, in teoria fuori anche dall'Europa League e non solo dalla Champions League, con 41 punti, che significano meno 5 dal Palermo e soprattutto 8 punti rimontati dal Rosanero, meno 3 dalla Juventus, 7 punti rimontati dai bianconeri, infine meno 2 dalla Sampdoria, che in 6 gare ha avuto la capacità di conquistare 9 punti più del Napoli. Occorre dunque porvi rimedio, soprattutto alla vigilia di un ciclo di ferro. Sabato c'è la Fiorentina al San Paolo, poi il Milan a San Siro domenica 21 e infine giovedì 25 la Juventus a Fuorigrotta.